Allora, in collegamento da Milano, se non sbaglio, o da un luogo indefinito, il più grande rappresentante dei fruttariani italiani, noto negazionista, tanto per allietare, la serata di Malacrino, nostro mitico Max Gaetano. Applausi, applausi, applausi. Ciao, ciao, Giuseppe. Allora, signor fruttariano, per chi... Sì, all'omuncolo che c'è lì vicino. Beh, adesso buonasera. Buonasera. Allora, signor Gaetano, bisogna ricordare. Come si chiama lì? Come lo chiami tu? Padova, no? Come lo chiami? Babbenzo, ritardenzo, Babbenzo. L'amichetto di Gottardo, dai, non è l'amichetto di Gottardo. Cosa c'ha di nuovo? No, non proprio. Cosa c'ha di nuovo? Allora, posso dire una cosa? Allora, cosa c'ha di nuovo da dire? Vogliamo ricordare che il signor Max Gaetano, noto fruttariano, innanzitutto spieghiamo per chi non lo sapesse cosa mangi tu, Max, dalla mattina alla sera praticamente. Fruttariani mangiano la mela rossa a colazione, la frutta dolce, la frutta acida, cioè scusi, gli agrumi, hanno 6 kg a pranzo, e poi una caterva di frutta ortaggio la sera, compreso il platano, da cui il platano sarebbe la banana sudamericana, acerba, da cui ci facciamo pane, pasta, pizza, ma ce ne mandiamo 10 volte di quelle che mangiate voi, perché mangiando il cartone, cioè tu, voi mangiate il grano che è cibo per galline. Cioè tu stai dicendo noi mangiamo la merda, praticamente. Cioè, il cartone, le galline almeno hanno dei sassetti con cui spezzano il grano, voi non ce li avete. Scusami. Voi sapete che i piccioni che mangiano i semi cagano sulle vostre auto delle bombe di acido? E dunque? Loro lo espellono, voi invece ve lo tenete in circolo, poi vi vengono i tumori piccoli, poi vi mangiate le cose acide e si ingrandiscono. Vabbè. Sono tutte cose cioè, che tu stai dicendo che quando io mi faccio quando Parenzo la sera esce fa ma si cosa va... parli sopra Giuseppe, ma proprio la radio non la capirà mai, va bene, però scusami Max, posso dire una cosa? Allora Parenzo, quando si mangia di solito esce da qua e si fa sempre una pasta favolosa, carne, eccetera, anche cibo per galline, grammi di spaghetti faccio 80-90 grammi. Pensa che 3 zucchine e un avocado hanno più amminoacidi di la tua dose di pizza. Non è che va al ristorante a farsi 3 zucchine e 2 avocado. Ma perché questo... tu le zucchine, mettetele in testa e mettetele dove ti pare le zucchine. Ma che me ne frega a me. Un sugo rosso abbondantissimo, voi non avete idea. Ho capito, ma uno si fa la matriciana, si fa una cosa così al ristorante. Non è certo. Che Parenzo va al ristorante e dici scusi, i cadaveri. Mi date le zucchine. In veterinaria? Si chiamano cadaveri in veterinaria, quello che vuoi mangiare. Sì, cadaveri, ancora con questa storia. Ma mangi quello che cazzo gli pare, ma non mi rompa le palle a me, ma che me ne frega a me di cosa mangia questo. Il dottor Peron ha cagato in testa a Parenzo, a tutti i governi del mondo. Christian Peron. Tu che parli francese. Christian Peron, che ha fatto? Chi è questo qua? Che ha fatto? Christian Peron ha cagato in testa a tutti i governanti del mondo, ha parlato per 8 minuti in una commissione del Parlamento di Lussemburgo. Non e, che ha detto? E che ha detto? Ma se c'hai tutta la bocca impastata di marrone, come fai a non accorgerti? Ha detto che è stato calpestato il diritto e la scienza, che tutti questi pseudo-virologi che consigliano i governi sono tutti dei cazzari, e tra l'altro lui è il vicepresidente dell'OMS, il capo della commissione vaccinale francese, per 15 anni è stato il capo della cosa ha detto sul vaccino? Vogliamo ricapitolare, scusami Max. Allora, innanzitutto sono finti perché è un vaccino, la prova formale è che sono finti, il vaccino non trasmette il contagio quando niente, è un vaccino non lo trasmette. Se lo trasmette vuol dire che è finto il vaccino, cioè ricapitoliamo la posizione di Max Gaetano sui vaccini. I vaccini che cos'è? Acqua sporca? Max Gaetano è un coglione, però acqua di fogna, come ha detto il traditore è veramente acqua di fogna. Ma i vaccini uccidono? Sì, ha ammesso anche che entro 3 anni ma è pieno di morti da vaccino, oltre 3 anni, lo sapete, è vero? Ma come no, è il virologo più famoso del mondo. Sì, ma capito, il curriculum di Cristiano. Ma non sei felice? Ma non si può dire che chi ha fatto la terza dose non arriva a 3 anni. La famiglia Parenzo non arriverà a 3 anni. Benissimo, sono qua pronto. Prego che muore quello lì, ma figurati. Hai già fatto la terza dose, va bene, è già successo, la seconda l'ho fatto. La terza dose non è prevista. Il tribunale dei minori te li la terza prima dose della terza, non è prevista. Noi siamo scemo. Per l'amore. La terza dose per i bambini non è prevista. Loreto, scemo. Avrei appeso scemo. Il piazzale Loreto. Non è prevista per i bambini la terza dose. Scemo. Non è prevista per i bambini. Torniamo a Peron. Aspetta. Non è prevista per i bambini. Fermo un attimo, Max. Allora, tu il vaccino per te è acqua di fogna. Per te è acqua di fogna. Due, no, quello
lo dici. Demetrio lo dice a tua madre. Però. Allora, due. A tua madre. A tua madre. Due. Che ti ha partorito. Sei un copione, va bene. Due. No, allora, acqua di Stato vanno, non... i capi di Stato allora, vanno arrestati? Vanno arrestati secondo te, secondo il fruttariano? Il Tribunale Internazionale ci penserà, sì, verranno certo, tutti, certo. Ah, non solo i capi di Stato, anche i parlamentari come Roberto Fico, come quella mezza sega di Roberto Fico, amichetto di Babenzo, verrà arrestato. E perché? Il Tribunale, non ma solo il Tribunale Penale, fa una figura ma ridicola, secondo l'articolo 28 della Costituzione, vabbè, anche benissimo, a livello civile il loro patrimonio verrà mangiato tutto. Ma da chi? Ma da chi? Da chi? L'articolo 28 della Costituzione. Digli che ha ragione, poverino. Digli che ha ragione. Sì, ma è vero, penso, è vero. Vabbè, non sai che i miei amici ebrei mi chiedono dicendo tutti che hai ragione. No, no, fermo, 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 che hai ragione. Perché scusi, stiamo dicendo nascita, che hai ragione. Io dico, hai ragione. No, signor, no, ma se ti sto dicendo che hai ragione, signor fruttariano, sono in ritardo cognitivo, lo signor sai. Stiamo dicendo che hai ragione, signor fruttariano. Hai ragione. Io voglio capire una cosa, non è che lei ha la verità in tasca, non può dire che il vaccino è acqua di fogna che ammazza. Ma chiesto Cristian Peron, io conosco Peron che è morto, capo di vaccini, ma non Peron. Tra l'altro sai che quel bastardo di socialista ha fatto venire tutti i nazisti fintamente maestro, no, non facciamo, secondo me lo arrestano tra un po' questo, sì, questa, ma questa sono le tante cose, pensa quanto ignorante secondo Babenzo, me questo qua tra un po' fa una brutta lo fine, sai che questo qua come tutti gli altri. No, no, Babenzo, no, Hitler è figlio di Rothschild, Hitler era figlio di Rothschild, no, no, secondo, no, no, secondo me questo qui fa una brutta fine, no, ma Hitler è figlio di Rothschild, secondo me questo non fa una bella fine, secondo me questo, io ve lo dico, secondo me la tua famiglia non fa una bella fine. No, giù, guarda, Gaetano, fino ad oggi non direi che è andata un po' diversamente. Ciao, le ciao, cose che ciao, ho detto. Fruttaria, ciao, ciao. Si scalda troppo il signor fruttariano, eh.